Via Benedetto Brin, nella quarta municipalità del comune di Napoli, possiede tutti i requisiti di una landa di nessuno, una zona franca dove prospera l'illegalità e dove tutto è concesso. Passandoci di domenica mattina ci si imbatte nel mercato allestito da venditori abusivi dell'est, un commercio all'insegna del caos e della totale assenza di regole, nel quale si possono trovare merci appartenenti alle più svariate categorie, dai medicinali ai cibi cotti in strada, inscatolati in maniera artigianale, in deroga alle più basilari norme igieniche, fino al taglio dei capelli, con un costo che oscilla dai 5 ai 10 euro. Atmosfera, visi e voci dell'est popolano questa via ogni domenica, al punto da trasformare questa zona di Napoli in un piccolo paesino situato a destra della cartina dell'Europa, e a pagarne le conseguenze sono soprattutto i residenti e le persone che lavorano nella zona. Persino parcheggiare l'auto è difficile a causa dei grossi cumuli di immondizie accatastati lungo i marciapiedi da questi mercanti dell'est. È una vergogna della nostra città. Noi abbiamo iniziato da alcuni anni a riorganizzare, in qualche caso abolire questi mercati abusivi, come è successo via Mancini. Via Brin è un problema di tutta l'amministrazione comunale, compresa la municipalità. Noi abbiamo chiesto di istituire un carico e scarico per gli stranieri, ma chiaramente non è possibile metterlo in una zona congestionata come quella del centro di Napoli e come quella di Via Brin, che per giunta è una strada in via di riqualificazione dove si stanno insediando una serie di grandi aziende che hanno bisogno di una strada vivibile e non di un mercato in pieno giorno abusivo. Molti sono stati, voglio dire, le nostre lettere, i nostri atti di indirizzo contro. So che l'assessore Raffa si sta impegnando a trovare un altro luogo per cercare di chiaramente di autorizzarli come carico e scarico, ma non è cosa facile. Abbiamo fatto anche degli studi per vedere se era possibile trovare un'area pubblica sul nostro territorio, area che non c'è. E noi abbiamo detto all'assessore che non siamo disponibili a dare una strada, perché la strada è difficile da sorvegliare e di solito nelle altre città questi carichi e scarichi per stranieri sono fatti in zone che vengono chiuse e vengono sorvegliate dai vigili urbani.